Certo, ha ragione il signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano, se non li processano. E così fra le macchie di sangue la vita è la solita, e fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto. È bello fare del cinema, ma piuttosto che sparare siamo rimasti nascosti a guardare, a guardare cos'è che ci aspetta alla fine del tunnel, dei riflussi riflessi su certi pacchetti di Camel, quando tutto è soltanto un riassunto di modi di dire, quattro quarti di noia disposta comunque a finire. L'inflazione però non finisce e ci rende cattivi, non c'è niente che valga la pena e così siamo vivi. Ma che cos'è che ci fa fare del cinema? Forse questa depressione o l'istinto di conservazione. Noi si va a fare del cinema quando vivere è un problema, rifacciamo da capo la scena. Proprio ragione il signore, c'è una crisi tremenda che investe l'intero settore, e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande, signorina cultura si spogli e di qui le mutande. Sa com'è, lei deve fare del cinema, mica roba pervertita, ma un soggetto che serva alla vita. Facciamo tutti del cinema, ma piuttosto che parlare, si rimanga nascosti a pensare. Gestore di un piccolo cine di periferia mi diceva che è tutta la vita che aspetta un'idea, un'idea piccolina che verso il finale si evolve, è la madre di tutte le storie, l'idea che risolve quel soggetto che senti nell'aria e potrebbe arrivare proprio quando hai già chiuso il locale e cambiato mestiere. Sa com'è, è bello fare del cinema, tanto sa, facciamo tutti del cinema.